Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Siamo quest'oggi su SnowRunner, continuiamo con i contratti nello stato del Michigan e le sue quattro mappe. Allora, prima di iniziare vi volevo ricordare di guardare in descrizione che trovate i link per entrare nel mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora, il link per comprare questo gioco scontato su Instant Gaming, il link per venirmi a trovare in live nel mio canale Viola, dove streamo tutti i giorni da lunedì al sabato. SnowRunner lo porto in live il venerdì sera dalle 21 alle 23, lo gioco con i miei abbonati. Poi ragazzi, se volete contribuire con qualche donazione, trovate anche il link donazioni. Quindi bando alle ciance, cominciamo a giocare, buona visione. E allora eccoci qua ragazzi, devo continuare il contratto che si chiama Niente Trivella. E proprio adesso è l'ora di andare a consegnare la trivella, ma prima la devo andare a prendere. Allora, la devo andare a prendere qui, ricambi per veicoli, no, al centro servizi, vabbè. La trivella in questione è questa qua. Non mi dice se devo portare tipo giunto basso, giunto alto, non lo so. Quindi io quasi quasi adesso recupero e provo a mettere uno dei due. Adesso monto giunto alto, non lo so, provo col giunto alto, se va bene, se no ritorno al garage e metto quello basso. Vediamo cosa preferisce perché non ne ho idea. Togliamo il freno a mano. Andiamo a prendere questa trivella da consegnare poi. Da qualche parte non mi ricordo, poi vedremo dov'è che la devo consegnare. Intanto adesso cerchiamo di capire se questo giunto alto va bene. Sempre col mio Azov. Per il momento vado avanti con questo camion, perché credo che per le strade che ci sono qua in questo stato vada più che bene. Poi vediamo se sarà il caso di prenderne un altro più avanti, se con questo non mi trovo più, inizio a far fatica, vado in Russia, ne prendo un altro. Se avete qualche camion potente da consigliare, però scrivetemelo nei commenti, raga, perché io non è che ci capisco tanto, eh. Soprattutto per l'Alaska, perché qui questo va bene, nello stato del Michigan va più che bene. Allora, qua, ah, ecco, trivella impianto petrolifero, questa qua. Ah no, allora devo proprio portare piattaforma di carico. Nel settore gas. No, forse mi serve il pianale o il rimorchio. O è quella lì? Aspetta, aspetta. Che mi sbaglio io. La devo. Ah no, per caricarla ci vuole il pianale qui. Allora prendo un rimorchio lungo, perché sul pianale questa mica ci sta. Allora, un attimino che andiamo a vedere. Negozio rimorchi, devo tornare di là in garage, tanto vale che recupero, faccio prima. Ok, allora esci dal garage e mica avevo capito che serviva proprio rimorchio lungo. Scusate raga, la voce è un po' nasale, ma ho il naso chiuso, mi sono un po' raffreddata. Allora, vediamo cosa possiamo installare. Questo ci sta e dovrebbe andare bene. Io provo questo. Spero che vada bene. Se non va bene, ricambio.
Allora, raga, alla fine ho recuperato perché il giunto alto non va bene per mettere rimorchio lungo. Quel rimorchio rosso che avevo preso non va bene nemmeno quello perché quando sono arrivata là, per prendere la trivella mi dice che non c'è abbastanza spazio. Quindi ho guardato bene al negozio rimorchi e dice di aggiungere, no, di aggiungere, di installare, il giunto basso. Quindi adesso con questo dovrei riuscire a prendere il pianale, quello più lungo, così da riuscire a caricare la trivella e vediamo di andarla a consegnare. Ecco qua, questo dovrebbe andare bene, a posto. Quindi torno di là e vediamo se stavolta riesco a caricarla. Eccomi qua, stavolta dovrebbe caricarla senza problemi. Vediamo un po'. Allora, trivella impianto petrolifero carica. Ale, ce l'abbiamo fatta. Ok, vediamo dov'è che la devo consegnare. Allora, Dyson Diesel, niente trivella. Consegna al sito di trivellazione. Ok, devo attraversare la mappa. Va bene, quindi esco da qua e vado a sinistra. Ecco qua. Pensavo fosse quella grande, quella già con rimorchio. Per fortuna non lo è e non mi dispiace, perché so che non è facile andare in giro con quei rimorchi grandi grandi e da sola poi mi troverei molto molto in difficoltà, anche se prima o poi mi tocca. Intanto continuiamo con i contratti che ci sono qui. Allora, devo girare. Facciamo manovra, giriamo le ruote, che devo scendere di qua. Per fortuna il passaggio per l'altra mappa è qua vicino, quindi non perdo molto tempo. Inizia a farsi buio, tra un po', se mi ricordo, appena fa buio, faccio passare il tempo veloce come Davide mi ricorda tutte le volte con il tasto T e io mi dimentico puntualmente. Vai Azo, a tutto gas per quel che può questo camion. Mi ci sto affezionando a questo camion. Eccoci. Passaggio per Black River. Adesso vediamo dov'è che devo andare, devo farmi la strada. Ok, saltiamo, eccoci qui. Un attimo, raga, che mi devo fare la strada perché devo vedere bene, dove lo devo portare. Sito di trivellazione. Beh, non è neanche lontanissimo. Il sito di trivellazione è qui. Adesso mi studio la strada che devo fare. Ok, raga, ho fatto la strada. È abbastanza semplice da fare. Devo passare qua che c'è un po' d'acqua, devo attraversare qua il laghetto, il fiume, quello che è. Ma speriamo che non ha problemi questo camion. Dovrebbe avere comunque abbastanza potenza, da farcela. Allora, vediamo se me lo fa. No, allora intanto mi sposto da qui. Beh, ancora un po' di luce c'è, dai. Volevo provare a vedere se mi faceva passare avanti, passare veloce il tempo, premendo il tasto T, ma non è successo nulla. Magari aspetto che sia sera proprio, che ancora si vede abbastanza bene. Spero
Speriamo bene, non c'è tantissima strada da fare, quindi forse questa consegna va a buon fine. Voi fate il tifo per me. Piano piano. Mi raccomando, poi ragazzi, spolliciate, commentate, passate parola. Condividete anche il video, siete, insomma, se potete aiutarmi a far crescere il canale, potete tranquillamente condividere i miei video. Dobbiamo arrivare a 1000 iscritti. Anche l'obiettivo di raggiungere un certo numero di ore di visualizzazioni per poter sbloccare la monetizzazione. Quindi, se volete aiutarmi, cercate di guardare più video possibili. Io cerco di portare più contenuti possibili. Sto preparando anche altre cosine, altre serie di farming. Piano piano arriveranno delle novità. Allora, vediamo un po' che qua. Credo che adesso devo girare a destra. Sì. Quindi devo scendere. Piano piano. Sembrava che si stesse per impennare. Devo dire che nonostante il peso di questa trivella, questo Azov sta andando, eh. Sta andando molto molto bene. Non credo che si fermerà lì dove c'è il lago. Dovrei poter attraversare senza problemi. Tanto l'AVD è sempre attivo, il blocco differenziale è sempre attivo, nonostante tutto questo consuma pochissimo. L'unico difetto è che è un po' lento, ma se riuscissi a trovare il motore migliore per questo camion non sarebbe male. Allora, devo riuscire a girare, meglio se vado indietro. Ok. Adesso vediamo come va. Non dovrebbe essere profonda qui, se non ricordo male, infatti. C'è stato un momento di lag, si è frizzato. Non problem per l'Azov, raga, non ci sono limiti, almeno in queste mappe. In queste mappe del Michigan non ci sono strade e percorsi che l'Azov non può attraversare. Ecco, siamo addirittura d'arrivo. Adesso questo rimorchio però lo dovrei riportare indietro e rivenderlo. Ovviamente questa è una cosa che andrò a fare off stream.
Qui c'è del fango. Ma non ci fermiamo. Vada, vada. Non si fermi. Ce l'ho fatta. Gestione carico. Eccola qui. Anche il video è partito. Ok, quindi prossima consegna semi da costruzione. Anche in questo caso devo capire una cosa, perché semi da costruzione e vedo che lì c'è tipo già il rimorchio. Quindi vado col pianale, vado col giunto basso, col giunto alto, non lo so. Vediamo se il gioco ce lo dice. Intanto cerco di fare manovra. Che tanto devo tornare indietro. Oppure è qui che devo caricare. Andiamo a vedere. Allora, Dyson Diesel, niente trivella. Ah, serve giunto alto. Ok. Io che cosa ho installato? Il giunto basso. Adesso. Ok, quindi devo tornare nell'altra mappa, perché qua il garage non ci sta. Sì, che c'è il garage. Allora, qua il garage c'è e c'è anche il negozio rimorchi. Allora, raga, me ne torno in garage, metto il giunto alto e vado a prendermi qua questo rimorchio, quindi. Ok, facciamo così allora. Eccomi in garage, raga. Allora, quindi devo mettere giunto alto, abbiamo detto. Giusto? Aspettate che mi viene pure il dubbio. Aspettate, aspettate. Mappa, Dyson Diesel. Cosa? No, serve giunto alto, come non detto, infatti. Meno male che ci ho guardato. Allora, dobbiamo andare a montare giunto alto. Installa. Eccoci qua. Va bene, esci dal garage. Raga, io tengo premuto il tasto T, ma non succede niente, non mi fa avanzare il tempo. Non so, forse non funziona. Ho guardato anche tra i comandi, non riesco a trovare nulla che mi dice di poter, che mi dà la possibilità di poter mandare il tempo avanti veloce per far tornare il giorno. Quindi scusate se vedete un po' buio. Allora, io mi sono fatta la strada, eh. Anzi, ve la faccio vedere. Devo andare quindi qua alla fabbrica per prendere semi da costruzione, questo rimorchio. Mi sono fatta la strada più lunga, raga, lo so che è più lunga, ma preferisco così. Taglierò un po' di tragitto così da risparmiare tempo per l'episodio, perché io questa strada più corta, questa che fa girare in questo punto, l'ho già fatta altre volte, mi sono sempre ribaltata qui. Qui mi ci ribalto di continuo perché è insidiosissimo questo percorso. Preferisco fare quella più sicura di qua. E di riuscire ad arrivare al magazzino. Dovrebbe andare meglio questa, vediamo. Anche se qui qualcosina mi sa che ci ho perso pure, perché forse facevo questa qua sotto, non lo so. Comunque preferisco fare questa adesso. Pian pianino ci arrivo e prendo quel rimorchio là. È un po' più lunga, ma tanto non ci corre dietro nessuno, va bene lo stesso. L'importante è arrivarci. Perché poi se mi ribalto, sto lì 3 ore, devo recuperare, rifare tutta la strada. Quindi se posso evitare, dato che ci sono più alternative di percorsi da poter fare, faccio quella lì. Se ce la fa anche a girare questo camion, dai.
Eccolo là, una bottarella. La dovevo anche dare. Qua c'è la strada con i sassolini. Perché l'altro percorso è più corto, ok, però mi ci sono già ribaltata più volte. Poi con il carico ancora peggio. Adesso non ce l'ho, ma dopo quando ce l'avrò, se faccio quel tratto là sarà pure peggio. Quindi provo a fare questa, così vedo un attimo com'è. Che poi quando avrò il carico dovrò decidere che percorso fare per portarlo in consegna. Seppure ci metto 5 minuti in più ad arrivare, non cambia nulla. Poi qua c'è una buona parte di asfalto. Diciamo che questo percorso è misto, asfalto, terra, non c'è molto fango, quindi devo dire che vado comunque abbastanza spedita. C'è qualche curva, ma è tutto fattibile. Sono già arrivata al ponte. Non manca molto ormai, ragazzi, sono addirittura d'arrivo. Mettiamo un po' la telecamera interna, che qui la strada adesso è quasi tutta dritta. Così ci godiamo un pochino la visuale dall'interno, che è un'esperienza più bella di gioco. Poi devo vedere di capire dove devo consegnare questo rimorchio, questi semi da costruzione. Vediamo se ce la faccio. Dipende da dov'è. Se riesco, finisco alla fine il contratto in questo episodio, se no dovrò fare una terza parte per la consegna di quest'ultimo rimorchio. Vediamo. Che quando posso cerco di fare dettagli nel tragitto, tanto finché qua i tragitti sono abbastanza facili e tranquilli da fare, posso anche tagliarli un po' e si recupera tempo per l'episodio. Allora, sono arrivata, quindi eccola là, mamma mia, questa è grossa, questa è grossa. Mi fa paura, ma mi tocca. Pensavo fosse più piccola. Devo andare in giro con un carico del genere, mamma mia. Ok, ci si prova. Allora, collega rimorchio, eccolo qua, è più grosso del mio camion. E adesso mi vado a posizionare qua davanti. Che devo cercare di capire se è fattibile continuare la consegna in questo episodio oppure no. Andiamo a vedere.
Allora, mappa. Dai, sono diesel, niente, trivella. Consegna al sito di trivellazione. Ah, devo andare al sito di trivellazione. Raga, io ci provo, però. Ho già individuato la strada che vado a fare. Io faccio questa strada qua, nel senso che finisco qui. Da qui cerco di fare questa strada e andarci di qua. Perché non ho intenzione di prendere questa. Come vedete qui c'è un longarine perché io qua mi sono ribaltata. Quindi faccio il giro per così. Adesso mi preparo la strada e poi ci provo. Eccomi qua, strada fatta, ragazzi. Ma spero di riuscire a passare più che altro che mi viene il dubbio di qua. Spero non sia troppo stretta qui la strada. Speriamo di no. Di riuscire a passare. Guardate che differenza tra il camion e il carico. Speriamo bene. Se prima vi ho chiesto di fare il tifo per me, adesso vi dico di pregare. Perché se questa cosa si ribalta, si porta via anche il camion. Il suo peso. Piano piano. Cioè devo prendere le misure in base a dove devo passare, le curve che ci sono da fare. Oddio! C'ho l'ansia. Azov, piano piano. Dai che non c'è tanta strada da fare, un pochino ma non troppa. Guardate come si muove ogni tanto. Gioco, potresti salvare qui in questo momento. Piano piano, piano piano. Stiamo di qui. Mamma. Lo sto facendo tutto da sola. Vorrei tanto che il gioco salvasse. Perché quando passo dei punti che per me sono critici, preferirei non rifarli. Ci vorrebbe salvataggio ogni 2 minuti. Vai. Lo so che pesa, ma non ti fermare. Fa un po' fatica perché siamo in salita e ovviamente c'è un bel peso dietro. Ok, mi sembra che qua ci sia abbastanza spazio. Devo solo piano piano. Ok. Per fortuna la strada è abbastanza larga. Piano piano, gira. Ok, oh, qui la vedo un po' strettina, quindi devo andare a pelo, piano piano che non mi si incastri. Ho dato una botta.
Gioco, puoi salvare. Salvataggio! Eccolo! Grazie. Gentilissimo. È qui. Speriamo che vada bene. Non ti fermare, Azov. Con tutta la tua potenza, vadi. Ti prego. C'è la telecamera che fa schifo. Vai avanti, non si fermi. Devo cercare di avvicinarmi il più possibile lì dove ci sono i pali. Cerco di usare un po' il verricello per non fermarmi. Ti prego, Azov, vai avanti. Perché continua ad attaccarsi lì? Ok. Non ti fermare. Cioè, stiamo andando a passo di lumaca. Io non mollo l'acceleratore finché vedo che piano piano va. Ok, vediamo se riesco. Farlo muovere. Cacchio, brutta situazione. Ok, forse ne esco in qualche modo. Devo riuscire a dai. Devo riuscire a salire lì. Forza. Piano piano. Vediamo se c'è qualcosa dove posso attaccarmi. Vediamo. Deve solo muoversi. Ok. Ti prego, non ti fermare. Ragazzi, ce la faccio, è un miracolo. Non ti fermare. Qualcosa dove attaccarmi? Allora, deve solo salire e andare un po' avanti. Vediamo. No, un attimino, devo capire cosa devo fare. Oh mio Dio, raga, ne sto uscendo. Non chiedetemi come, ne sto uscendo. Allora, aspetta, no, questo no. Vediamo. La fatica. Mi sono aiutata così con questi pali. Ok, forza. Mamma mia, ho pensato no, sono rimasta lì. E adesso? Operazione Difficultus, perché devo fare manovra. Piano piano, piano piano. Vediamo. Il gioco ha salvato. Ok. Vediamo se riesce a girare. Ok, perfetto. Non si è ribaltato.
Scusate se la telecamera è per i cavoli suoi ogni tanto. Adesso vediamo se la riesco a sistemare un po'. Non vedo l'ora di arrivare. Che difficoltà con il peso che c'era, ho rischiato di impantanarmi, di sprofondare là. Ma meno male che ci sono quei paletti a sinistra e sono riuscita in qualche modo ad andare avanti. Allora, anche in questo caso devo girare. Quindi, come prima, devo fare manovra. Meno male che il gioco salva. Che bravo. Che salva proprio in questi momenti. Adesso ovviamente la devo prendere un po' più larga. Ok, lì c'è il tronco. Ho preso una botta, ma l'importante è riuscire a far manovra. Ora qua non mi devo fermare. Tanto mi ricordo che non è molto profonda, quindi se non si ferma andiamo avanti. Dovrei farcela. Quasi non ci credo. Siamo quasi arrivati, eh. Il peggio credo sia passato ormai. Ma raga, che fatica in questo episodio. Che ansia. Bello però, difficile ma bello. Ormai ci sono. Il sito di trivellazione è qui davanti. Adesso consegno e speriamo che la prossima volta ci sia un contratto un po' più semplice, che non ci siano troppi di questi contratti con questi rimorchi così grandi. Ci manca solo che ti ribalti adesso. Prendo un po' larga perché qui c'è del fango. Ok, ci sono. Ah, ce l'ho fatta. 7.450 dollari e 740 punti di esperienza. Non ci credo, ce l'ho fatta. In soli 2 episodi sono riuscita a finire questo contratto. GG per me. Per questo episodio è tutto, ragazzi, quindi mi raccomando, io vi ricordo di passare parola, di spolliciare se volete, commentate e mi raccomando, date un'occhiata ai link in descrizione dove trovate link utili per le donazioni, per comprare il gioco scontato, per il mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora e per il canale Viola dove streamo tutti i giorni. Alla prossima, ciao a tutti!